Ciao a tutti carissimi! Allora ringraziamo Tony Mola 80, Shark, Christian Bomber, Monaco Ombra, Catarsi 89 per l'abbonamento, ma anche Paul Blue Yellow, Bard Dream, Gap 2017 GX, Sauron Gortaur, Catello e Official di Pyrotok per il follow. Grazie ragazzi, grazie, 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 grazie. Editor, allora, questo è quello che ho preparato. Però se mi dite che arriva una roba più figa dall'evento E3, che lo vediamo nella finestrella a sinistra, grazie Father per 3 mesi, ce lo andiamo a vedere a tutto schermo. Quindi è tutto molto pronto. Salutiamo Real, Sippo, Zio, Spawn, Pata, 5, Father. Che addirittura 2 volte consecutive l'abbonamento. Mona volante, quindi doppio Mona stasera? No. Zio mi fa una domanda. Maestro, volevo chiedere a te che sei esperto se Animal Crossing è simile a Stardew Valley. Non mi sono mai informato e potrebbe interessarmi. È Stardew Valley se avesse bombato con un hippie negli anni 60, fondamentalmente, Animal Crossing. Cioè la parte, non c'è quella parte di lavoro che c'era in Stardew Valley. Io credo di aver provato l'episodio GameCube, forse uno su DS, quindi non sono un esperto di Stardew Valley. Però lì è una roba di far. Ah no, Stardew Valley è l'ultimo, quello uscito orribile. Ho giocato troppo poco. Stavo pensando ad Harvest Moon per qualche motivo. Comunque no, non mi è sembrato quantomeno da quel poco che ho provato Stardew Valley. Animal Crossing è tutto sull'arredare, vivere una comunità, non ti sposi, non continui, eccetera. Almeno il cibo sono attività secondarie di base, devi guadagnare soldi per estinguere il mutuo e collezionare arredamento, dice Spawn. Però sull'arredare quello GameCube no, pochino, questo mi sembra sì, l'abbiano buttata più là. Volete l'audio della roba questa qui? No, perché poi c'è il gioco. Andiamoci a prendere Void Bastard, per il quale ho faticato tanto. Figurati, zio, è sempre un piacere. Ho fatto confusione con 8 giochi, però ci abbiamo provato, insomma. Però Spawn, davvero, io me lo ricordo, quello GameCube non me lo ricordo così intanto sulla retale. Stardew Valley è simile ad Harvest Moon, giusto? Sì, abbastanza. Per quello che ho visto io, sì, sono lo stesso genere. Animal Crossing per me è proprio un'altra cosa, è una cosa libera in cui fai un po' il cazzo che vuoi. Ed è quello il suo bello, diciamolo. Tra l'altro ho letto che puoi andare, non sei obbligato a stare nella tua regione, quindi le... Puoi pure stare in un altro emisfero, quindi le stagioni potrebbero essere anche spostate rispetto a quelle del tuo paese. Lo so che il gioco non c'è, eh? Per ottimizzare le prestazioni ci allontaniamo un attimo. Però partono bene da sta Xbox, mi piace, eh? Secondo me ci si può lavorare abbastanza. Io non sento una sega però. Ora sento e per voi è troppo alto, ma questa la sistemiamo. Tanto la cosa buona di queste app Xbox è che è tutto che funziona bene, insomma, lo spostamento da Windows, però mi sa che non lo cattura, quindi devo mettere display monitor che adesso mi viene facile, facile, facile. Eccolo qua. Se vediamo qualcosa di particolarmente bene dalla Treehouse, ce l'andiamo a vedere. Super Mario Maker 2 alla Treehouse, direi che può sta bene là dove sta. Control non ti convince, giusto? Control, quello che ho visto mi piace, però voglio aspettare di vederlo un po' meglio, non è che si sia visto tantissimo. 5 dice, ti dirò stasera, ho lasciato il PC a casa acceso a scaricare l'impossibile, il pass. Tanto hanno annunciato Phoenix Point e riuscita direttamente sul pass. Guardate che bello lo stile a fumetto. Ho fatto di questo gioco solamente Super Lucky Tail e Microsoft, sì. La missione tutorial, quindi ne so veramente poco. Ci ho capito il giusto, alcune cose e non completamente. Sono... No, nella missione tutorial muori per forza. Non sono morto però nella missione tutorial. Ok, questa cosa l'ho già vista in realtà. Qui è dove ti spiega che ogni volta che muori comunque ti porti dietro delle cose. Mi sono andato a leggere una recensione. Come vedete, ogni personaggio che poi rinasce dopo la morte ha delle caratteristiche. Quindi abbiamo una a favore: Pirati take twice as long to fix location on board.
Pirati, Take Twice, Slow. Ci metto il doppio di tempo per fix location on board. Non so che cazzo vuol dire fix location, però. In che senso? Sospetto, more quick detected by peepers and gun points. Ok. Lo status, vedete, ho 400 di vita. La benzina non ne ho, a parte questa probabilmente. E c'ho fame, porco zio. Stai in una condizione disastrosa. Soldi nella prematura endo desanare, forse questo è quello che è morto. Reiteration approved. Ah no, ok, ecco la roba. Ciao Tony, per sgamarti a bordo, dice. Fix location, cazzo. Che lingua strana l'inglese. Vito, stasera conferenza Netflix. Io guarderei Dot Manhattan, non è che mi aspetto un cazzo da sta conferenza. Poi, oh, se c'è roba figa, probabilmente me la guardo. Io adesso sulla destra ho quattro monitor con quattro finestre. Su una c'è, vabbè, IGN Italia. Su un'altra c'ho la Treehouse Nintendo. Su una c'ho me per controllare. Su una c'ho IGN.com. Quindi, perché oggi, grazie a Cippino e non mi ricordo chi altro che mi prendeva per il culo, forse 5, mi hanno insegnato come si mettevano le multifinestre. Che è una cosa che funziona non benissimo. Perché a me serviva proprio come se facessero tipo 4 monitor su un monitor. Perché se allargo la finestra a tutto schermo di YouTube, mi incula. Cioè, se si va a mettere a tutto monitor, non funziona allo stesso modo. Quindi, diciamo che mi accontento. Questo è come se ridimensioni le finestre. Lo fa un po' in automatico. Scusa, puoi allargare la finestra del Treehouse e stringere la tua? Mi sembra un po' scortese, però, perdonami, Cippino. Perché non ti aiuta a stringere la mia se allargo quella. Non ti aiuta a vedere meglio la Treehouse. Sargasso Nebula. The Parts You Need are a line printer and ID card. Feel free to use these items constructed by a former client. A little scrubbing with bleach should remove the bloodstains. Ma io non ho capito perché sono partito morto, però. Allora, vedi, questo l'ho costruito col personaggio precedente. Vabbè, ho fatto solo quello, non c'ho granché. Ah, questo è il tavolo da lavoro, ok. Start a map. Qui abbiamo la mappa. Ho capito che queste navi, a secondo della tipologia, sono più o meno simili. Con tab. Vabbè, qua scelgo una a caso. Questa, per esempio, è Krell, Frag, Terra, Arrow, Filnoso. Sono tutte navi abbandonate in questo universo. Minchia. Lux Cruise, Ship Master. Vabbè, io non le conosco adesso. Feature, fur e all material. Fuel, toaster, juice. Il fuel ce l'ho per due salti solamente io. Quindi devo immaginare che se non ce l'ho poi non posso saltare fondamentalmente. Quindi fuel andrei prima dove c'è il fuel. Auto andamento autoritario. Autorization cost no merit. Ok. All cargo is more valuable. Feed nozzle detector. Staple. Eat un food. Resto. Oppure vado, mangio un fuel e consumo una benzina. Le armi me le fa scegliere, mi pare, dopo. Ora che vado. Tony, tu se dico cose sbagliate, dimmelo. Non sono l'unico ad aver sentito troppe stronzate da parte. Non sono l'unico ad aver sentito troppe stronzate da parte di Giove. In che senso, Monovolante? Scusa, puoi streamare il triasso con la diatriba per non parlarci sopra. E un monitor per i porni? No, no, il porno io lo uso abbastanza poco, vado ancora molto a memoria. Allora, scusate, però ragazzi, siamo un attimino concentrati invece di parlare di porno su sto gioco, no? In che lingua è il gioco? Pensavo fosse in inglese. Ah, mi sta a piappare per culo, sì. Comunque, con la live di ieri abbiamo venduto Mario Tennis a due persone, Vito Iovara, Stone e Franz, si aggiungono al club. Cazzo, quanto sono influencer. Chiamiamo Nintendo, vada, diglielo. Su Twitter ne spara una dietro l'altra. A me piace un sacco il Gioberto, quindi quando lo prendo per il culo lo dico per finta. Allora, Doc. Esatto, qua io posso prendere questo, che è la mia pistola di base. Una volta armati, esplodono quando i nemici ci si muovono vicino. Quindi queste sono delle mine. Che non so usare però. E adesso vado nella nave. Go
Cocula ha confuso Zelda con la Gitel. Un po' severo, cazzo, sì, Goku, un po' da stronzi. Però sei tu, quindi capiamo che non è... strano. Allora... ma non è quello importante. Cioè, non è una persona, se non la pensi come lui, è stronzo. È come esprime gli argomenti. Magari argomenta bene, a me fa sempre molto ridere. Unpause and close. Per dire, sono chiaramente un feticista di Wallone, ma io con Wallone penso di essere d'accordo una volta su 100. Cioè, lui mi va di console unica, mi dice tutto digitale. Però mi piace Wallone quello che dice e come lo dice. Quindi quello è più importante. Unpause and close. Eccoci qua. Con questa c'è la mappetta. L'obiettivo... qual era l'obiettivo? Phil Nozzle. Devo trovare il Phil Nozzle? Io posso andare ovunque qua, però devi evitare nemici che ti fanno male. Full Nozzle qual è però? Scusa, non c'è un obiettivo, non c'era un... You, Steph, Security, Map, Power, Vision. No, non me lo dice dov'è l'obiettivo ancora, ok. Pensavo fosse in automatico. Questa porta è verde, si apre, altrimenti uno, se c'hai i permessi, puoi aprirle usando questa roba sotto. Vito, quando ti arriva la Fed Conquer da 1000 euro... hanno cominciato adesso a prendermi i soldi, quindi non prima di 6 mesi. Perché loro se lo cominciano a prendere quando entra in produzione. Di solito poi tardano anche nella consegna, quindi è un disastro. Invece dovrebbe arrivarmi la Limited di Hollow Knight. Oh, porco zio, già. Ok, ho fallito. Perché dovevo andare piano piano, ora io me ne vado un po' nascosto, perché nell'altra nave... c'era uno di portelloni per buttare via rifiuti che potevi attirare i nemici e buttarli fuori. Se vuoi che te le segni devi andare al ponte comandi Helm e cliccare sul computer. Ok, ok, ti ringrazio. Porco zio, ho sbagliato tasto. Da vedere mi piace veramente, veramente, veramente tanto. Ah, ok, le mine si mettono come un'arma, perfetto. Non ho sparato... ecco. Come faccio a capire quanto sono forti i nemici? Perché c'era uno che proprio... allora, questa è una pippa, per dire. Oh cazzo, sono 1000. Ok, dovevo far meno rumore probabilmente. Non so neanche quanto siano preziose queste cose che ho fatto. Scialla troia, me la sprecata. Non c'ho un po' troppo forte la musica? Vedo malissimo. Sulle robe con le lucine verdi ci ricca. No. Sai che forse nella prima non l'ho fatto. Vabbè, avete visto come al solito molto stealth. Vito dura mezz'ora. No, mezz'ora non ci duro. E in realtà ho capito che posso... ah, questi li avevo aperti pronto. Solo che c'era tipo 100 nemici. Tu capisci che potevo... quanto ho perso di energia, per dire? Ho perso 100 di 400, cazzo. Mi sembra che mangiare te ne dà 15. Però ho ammazzato praticamente tutta la nave adesso.
No, no, sì, Antoe, stavo però, c'avevo solo 1000 combattimenti, volevo un po' evitare, capisci? Mi stavano picchiando come uno sminchio. Non pensavo che in una stanza mi sentissero nell'altra. Ah, tra l'altro qua non c'ho problemi di ossigeno. Ah sì, c'ho 3 minuti e 35 di ossigeno. Adesso mi segna la roba sulla mappa. Mi segna le stelline, è vero, me le segna a prescindere. Allora, questa si apre. Che non riesco a aprirla. Che è una sopra? Ma che cazzo è? Sto impazzendo. E ancora. La sister ce la vogliamo mettere. Ah, eccola là, adesso l'ho vista. Come cazzo? Oh, oh, oh. Maledetto, maledetto, maledetto. Come ho fatto a passarci davanti 8 volte? Posso raccogliermi con la stamina? O muoio io adesso se ci vado? Muoio sicuro. Posso... Muoio sulla mia mina, muoio, Anto? Vabbè, non muore questo. Dai, che la troviamo. Dai, veloce, 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 veloce. L'ossigeno dov'è? Ossigeno 02. Eccolo qua, devo fare 50 stanze ancora. Che palle. C'ho l'ansia da... ancora. Madonna, quanti qua, oh. Sono forti ste mine almeno. Ho un problema con la componente stealth più che altro adesso gioco. Secondo me è un po' importante questo mio problema. Anche con la lettura della mappa non sono proprio bravissimo. Ah, potevo andare su, ok. Ma l'ho detto che si vuole comprare l'Italia. Dicevo oggi su Twitter, secondo me è fantastico. Cioè, il più grande uomo al mondo a livello economico, che cazzo gli vuoi dire all'Odito? Questo è l'irradiazione. Che è la prima volta che lo vedo, però. Ma io sto qua! Io pensavo che ero questo! Quindi sto da tutt'altra parte, porco zio. Ok. Ho fallito miseramente. Mi devo pure sbrigare, c'ho un minuto e 20. Che muoio come uno stronzo così adesso. Ma che fail. Guarda, adesso non posso leggere perché devo uscire da questa situazione un po' temibile. Per le rune di lettura mappa. No, mortacci tua. Sì, vabbè, e c'ho un minuto, però. Sì, 18 cose. Vieni. Lo so, dov'è l'ossigeno? Qual è l'ossigeno? Dai, non posso fallire. Ci sto. Di là, sono è sotto. Sì, è certo, e ci mancavi solo tu. Ci. Ma dove cazzo sta sto ossigeno, maledetto? Power is on, questo è power. Ah, questo è il no, sono un pirla, cazzo. Ho letto male la mappa di nuovo. Quanto dura adesso?
Prendo un po' di fatica questa mappa. Ci sto adesso. Non morire. Eccola là. No! C'era, no! Vabbè, tutto a posto, ragazzi. Tutto a posto. Sto qui un attimino a prenderci confidenza. Ho fallito. Adesso non mi porto niente, ovviamente. Sì, 40 volte ci sono passato davanti. Ho sbagliato simbolo a un certo punto. Can detect power outages before entering a vessel. Non capisco un cazzo di questa lingua io. Quindi cosa mi sono portato adesso della partita io? Ah, davanti proprio all'apparecchio no, davanti alla stanza sì però. There is no need for concern about the clients that have used the Steve before you. Those clients have been released from WCG care. Non so neanche se adesso queste me le... Ah, me le lascio. Quindi una volta che le sblocchi poi ti ritrovi tutto alla partenza. Bullets upcharge. Food e materiali. E qui c'è un Kelmart e secondo me c'è roba. Quindi, ma mangiare devi mangiare per forza qui. Io quindi non ho sbloccato un cazzo prima. Giustamente. È stato proprio un momento fail però. Ah, le munizioni sono solo 50. Ok, quindi fare quello che ho fatto prima è stato un po' folle. Allora, l'ossigeno, vedi, ce l'ho alla partenza adesso, mortacci sua. Qui c'è il deposito. HTC Steam. Con calma, ragazzi. E qua è buio pure. Proprio bello da vedere, oh. Questo è un nemico diverso, è un tourist. Mi sparano pure i tourist? I tourist esplodono, porco zio. Questo è fortissimo, cazzo. L'ho bloccato. Sì, ho capito, amico. Però sarei pure un po' stronzo. È fortissimo. Qui non vedo un cazzo, amici. Domani c'è sicuramente Forza Lego, ma anche quello de Necromancer là. Non ricordo mai il nome, Cadenzo Firule. Quindi adesso io ce l'ho per 7.28 e niente, massimo 7.30. Stelline, eccole qua una. Quindi come trovo le cose devo sbloccarle fondamentalmente. Ah, lui è ingegnere, si sblocca le porte, ottimo. L'ossigeno ce l'ho solo là, però. Turiz sono quelli che esplodono. Oh! Io li faccio esplodere alla grande. Ha preso.
Ed è fanculo. Questa cosa mi sa che mi attacca le radiazioni, eh. Sentite, io però non riesco a giocare a leggervi, quindi mi metterei il bot. So che Antonio non la prende benissimo, se no non riesco proprio a ad ascoltare. Se mi dite cose mi perdo. Un gioco che devo scoprire un po', e il bot ce l'abbiamo apposta. Oh, il bot non si sta connettendo adesso, perché? Non voglio connettermi con Google Drive, voglio connettermi con Mixer, stupido. Cosa hanno cambiato? Il bot? Adesso posso connettermi solo con Google Drive. Le porte le possono sbloccare tutti, però non mi chiedeva i permessi, Antò. Non eri quello che schifava NecroDancer, quello brutto io schifavo però, capisci? Questo è bello da vedere. E questa è la grossa differenza. Però sì, l'ho anche detto ieri ripetuto, non è che nascondo la mia demenza. Questo solo che mi piace molto di più. Aggiornamento di Windows ha rotto il bot, ha rotto pure il bot. Sembrerebbe di sì, cazzo. Ma non è Windows, non mi chiede... Non mi chiede di collegarmi con Twitch, ma solo con Google Drive, quindi sembrerebbe proprio un cambiamento loro. Come ne esco? Solo Google Drive. Io vorrei evitarvi di dargli la mail, però, scusa, eh. Vabbè, gli do quella dei suggerisci internet. Però scusa, ma che così non riesce neanche più a capire il canale, no? Provate un po' a parlare, scusa. Non ne ho la più pallida idea, Sippo. Vito, tu conosci la lore del perché Muttura si è tinto i capelli? Se lo son tinto tutti... Ah, ma voi state vedendo, cazzo, sta cosa... Se lo sono tinte tutti perché l'hanno fatto 8.000 in diretta l'altra sera. Infatti non lo leggono qua, no? Non funziona. Ma infatti non aveva senso sta cosa. Sai che non so che cazzo fare? È finito il giochino, ragazzi. Era tutto bellissimo. Aspettate, proviamo una cosa. Click to unmute. Speed chat. Control panel, non ce ne frega niente. Platform. Ah, eccolo. Aspetta. Togli Google Drive. No, vaffanculo. Eccolo qua. No, togli. Ma deve essere smarmellato qualcosa a loro però. Un minuto e ce la facciamo. Il gatto tra i followati. Sì, lo guardo io. Me l'ho sempre detto, non mi dispiace per niente. In Streamlab c'è Vito Iuvara. Mandagli una foto con la carta d'identità in mano. Quello non l'ho fatto in realtà l'altro giorno. Allora, gli do una mail del cazzo e devo darti anche Twitch adesso, fammi capire. Oppure l'ho fatto l'altra volta e non me lo ricordo. Mi sa di sì. Ok, ci siamo ragazzi, scusate. È tutto fatto, è tutto finito. Devo però riposizionarmi. Questa finestra che state vedendo voi, che si è messa qui a buffo con il GN. Real Asterix. Ok. Send. Ma guarda che forti questi Dele3 che si sono messi in piccolo per lasciare posto a Vito. Assolutamente sì. Sippo 94. Perfetto. Send. Prova.
5. Non fate scemi però, dai, che è un problema, se no, fate i bravi. Fate gli adulti. Il bot è morto. Omo ragno è in lutto. No, il bot è vivo, Geo il bot è 5. Vivo. Allora, andiamo verso l'antiradiazioni, quello è, allora, ok. Essa vive. Mentre il ma limita la mappa. Avalokitesvara è, nel buddismo Maina, il bodhisattva della grande compassione. Niente, non ce la fate a fare persone per bene, però porco zio maledetto. Dov'è? Dove si vede quanto sono radiato? Merit, ok, 30 merit, warp gain. Questa è la roba che ho raccolto. Dove si vede quanto 94. Sono radiato? Light, sì. Dark, it's dark, non lo vedo. Antonio. Se vuoi dirmelo, Antonio, non mi offendo affatto. Geowi 5. Sed. Chiocciola Tony Pizzide, questa è già da ieri che la voleva scrivere. Tony Pizzide. Sed. Ah! Me la tenevo da giorni. Faccina con linguaccia. Stronzo Antonio, ma tu proprio tu, Antonio. Non sei irradiato. Non c'è niente che possa irradiarti. Real Asteorix. E quella roba a terra non mi radiava? Vito ha richiamato Tony. Attenzione. No, sono stupito. Sleepy. 50% of the time when resting rest an extra day. Quindi dormi dei giorni in più. Ah, quindi perdi un giorno. Quindi devi mangiare di più. Le mortacci tua. Can see hidden star map routes. Vuoi vedere i viaggi? No, la roba che irradia è gialla. Ok, grazie. Pensavo che quella roba a terra fosse irradiante. Sed. Vito, ma se finisci tutti i personaggi poi. Non credo che sia possibile. CPS 2 trattino basso. Sed. Vito, lascia stare Tony, che hai un debito nei suoi confronti tale che può romperti il cazzo coi bot per le prossime 6. Questo è un po' vero, questo è un po' vero. Ah, perché non avevo settato. Ambulanza, Med Terminal Restore Health. Oh, questo ridà la, vedi, perfetto, la vita. Ma a me, in questo momento sono pieno e non mi serve. Food, all materiali, mentre questo non ci posso arrivare. No, infatti, c'è un buchino. Quindi ce ne andiamo qua a prendere food. Dai! Ci sto entrando dentro, ragazzi. Patarico. Sed. Ancora dei Manix Machina al Treehouse. Ma è una tortura mood face. Tony Pizzide. Guarda, Pata, sai che ieri alla Treehouse mi è mezzo piaciucchiato? Tony Pizzide. Infatti l'ho rimesso in lista. Sed. Come non detto. Tony Pizzide. Sed. Hai gli scrumo ovunque. Che cazzo sono gli scrumo? C'era scritto che c'avevo gli screw? Patarico. Sed. Che hanno fatto vedere dal convincere. No, 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 non mi mettere in bocca cose. Sed. Il diorama di Zeldino. Il diorama è bello. Non mi hanno convinto a comprarlo. Mi hanno convinto a metterlo in lista rosso. Bellissimo. Che è un'altra CPS cosa. CPS2 trattino basso. Sed. Andiamo alla a rubarlo chiocciola Spawnbuddy. Vabbè, ma che interrompi il cazzo, però. Minchia, 40 me togli il turista. Patarico. Sed. Non hai detto lista rosso, però, capa. Vabbè, avevo detto che mi avevano convinto a farlo inserirlo nella lista. CPS2 trattino basso, moriremmo nel tentativo. Ci sono i ninja Nintendo. E perché c'era una bella area sul rosso, bianca, che sembrava più bello proprio. Sed. Santa Polenta, sei appena morto per uno di loro. Il gioco ti dà tutte le informazioni importanti, però devi leggerle. Anto, però scusa, non me li chiama come me li hai chiamati tu. Vi rimangerete tutto su di XL. Io li leggo che si chiamano diversi. CPS2 trattino basso. Sed. E questi sono fa, sono turista, le scrive, scusa. Spondere. Situa maledetto porco.
chiocciola tonipizzi delle legge ma non le capisce. Tipo all'inizio ha letto start map. Anche questo è un po' vero. Sì, però non, questi li chiama turisti. Se lui me li chiama in un altro modo, me li chiama screw. Tonipizzide. Però questi, scusa, non sono un problema. Se non sei un fesso, vado qua e scappo. Sembrano fantastici come nemici. Ma che voglio scommettere? Io leggo sopra turist, tanto, e fammi capire. Poi nella mappa non avevo letto niente che mi dicesse che nemici c'erano, quindi qualcosa me la son persa. Però ammazza quanto sei rimproveroso. Ah, aiutami. Vedi che scrive turist, scusa, l'ho letto male? Catalogia. Questa roba non irradia, quindi non ce ne prendi. C'ho scomodissimo, fa male il braccio. Oh. Spongebob. Send. Ma come non lo dice sulla mano? Questi sono gli screw, e non quelli. Tony Pizzide. Send. Appunto. Ho capito, ma non è quello che mi è esploso. Mi hai detto che è appena esploso addosso. Ma vieni sotto, stronzo. Fortissimi questi, maledizione. CPS 2 trattino basso. Sto morendo di nuovo, vabbè, tranquillo. Mamma, papà, non litigate, per favore, faccina triste. No, non era litigare, era capire. No, c'ho questa posizione, vedi che mi serve il tavolo che me lo metto qua io. È proprio scomodo una postazione PC. Spawn booty. Send. Il papà si deve far rispettare. Tony Pizzide. Send. Ho detto che sei appena morto per mano di uno di loro. La missione prima. Ah! Adesso tutto mi è chiaro. Ma io posso anche andarmene adesso, vero? O devo far per forza l'obiettivo Phil Nozzle? Io andrei alla mappa che mi dice dove è tutte le cose. Però la stellina, insomma, non mi rovina un po' l'esplorazione? Send. Puoi andartene quando ti pare. Tony Pizzide. Send. In genere. Porco zio. Io me ne vado, qualcosa voglio portarmela a casa prima o poi, con calma. Tony Pizzide. Send. Ma se non hai raccolto almeno un po' di cibo o carburante, hai sbagliato certo la missione. Questo è vero. Qui ho consumato 10 meriti dei miei 30. E mi segna un cazzo. La benzina me la segna là, ok. Quello giallo è l'obiettivo? Particare in troppo pet, no? Non è un gioco di esplorare. È un gioco di leggere la situazione e agire di conseguenza a seconda dei casi. Non vedo, scusate, non vedo l'obiettivo, non me lo segna comunque noi. Phil Nozzle, che cazzo vuol dire obiettivo Phil Nozzle? Forse non sto capendo l'obiettivo. Ho capito, Anto, però il mio pubblico, se mi vede morire un'altra volta, dopo che ho finito Caped, Celeste, eccetera, 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 pensa male di me. Mi sono abituati a vedermi fare prestazioni incredibili. Hanno una stima veramente incredibile di me, capisci? Non posso deluderli troppo. CPS 2 trattino basso. Send. Chi? Tony Pizzide. Send. Ah, la stella più grande. Ti ringrazio, Antonio. Sei meraviglioso. Tony Pizzide. Send. Se non vuoi morire, gioca seriamente. Faccina che ride.
Beh, non è che non ci stavo provando. La gunpoint è la macchina e non ci vado manco per il caso. Come procede? Insomma, c'è Antonio che mi sta stuprando verbalmente. Sto oggi impegnandomi, ma cercando anche di capire come funziona il gioco. Allora, lì non ci vado, abbiamo detto, perché è troppo rischioso. Mona volante. Qui ci sono delle cose. Sed. Tranquillo Vito, conosciamo la tua potenza. 25 meriti, secondo me non vale la pena avere un armadietto, però, no? O vale sempre la pena? Me la tengo, questa per qualche porta. Dalai Lama. Un po' sì, un po' sì. Qui c'è una... Ah, eccola qua. Ah, questo è quando... Per accendere la luce, tipo. Ok, capito. Guarda quanto capisco le cose, incredibilmente. Qui io sei un'altra campoi. Warped Citizen. Ma io ho 19 di vita, quindi scappo pure da questo. Ho la pazienza del Bodhisattva Avalokitesvara. Vorrai dire... Chiocciola CPS 2 trattino basso. CPS 2 trattino basso. Send. Era più facile da scrivere. Tony Pizzide. Poi quando metto il bot vuol dire che mi sto impegnando a giocare io. Pure qua. Tony Pizzide. Send. Sparagnino. Google trattino basso. Send. CMQ chiocciola Vito Yuvara toglierei il treehouse. Zio trattino basso Feliero. Send. No, lascia. Chiocciola Tony Pizzide L. Avete finito il DLC di Borderlands? Tony Pizzide. Send. No, continuiamo stasera. Oh porco tizio! Ma... Uaah! Mi piace però, Ho perso troppo tempo come quel tipo. Adesso vediamo dove Antonio mi dice che ci sono i nemici. Consumo ossigeno più lentamente. Negativo. Gunpoints are always attive in Crail Mars. Ah, nel Crail Mars di solito i gunpoints non sono attivi, quindi. Cerchiamo di capire dove mi dice sulla nave dove stanno i nemici. Ma scusa, chi vuole il treehouse se lo mette lui nel PC? Spondi. Pizza arrivata. Se ti trovo ancora dopo. Ciao Spawn. Sed. Puoi hackerarle. Le torrette. Posso hackerare le torrette. Star map, non start map. Parts non ho trovato ancora una sega. Allora, vediamo un po'. Sed. Sì. Questi sono i nemici. Sono genitor many. Tanti genitor. Qui ci abbiamo tanti turisti e tanti Juve. Juventini da merda. I genitor sono più pippe però, mi sembra. Som qualcuno. Shidlots, non so cosa vuol dire. Dottore, perché segui gli stream di disabile? Grazie Pata per la soffiata. Stavo per rinnovare l'abbonamento con il criceto infernale. Con il criceto infernale. Zio trattino basso Feliero. Sed. Chiocciola spand di ciao. Lascia stare questo. Allora, leggiamo tutto. Tony Pizzide. Send. Fu il tosser giù sul materiale. Biz anno. Eliaci. Send. Nemici Meter, Nebula Store, Citizen from a Deeper Death. Warcake catch somewhere. Zio trattino basso. Però dovrei sapere cos'è una warcake. Una warcake. Ok. Pure qua. Lights out, it's dark. Qui non c'è la luce. Send. Io me ne vado a questi vado genitor, va. A recuperare i giorni delle E3. A dopo se me ne bravo 5, a dopo. No, dopo io me ne vado, penso, verso le 21. Arriviamo a Manhattan, dai. Cuore rosso. Quindi sceglierei questo. Poi i nemici devo ancora impararli. Ho letto tutto. Qui c'è Fuel, c'è Toaster, c'è Juice. Ci sto abbastanza dentro. Il mio è pirla con le torette. Ma posso hackerarle con i permessi, però, Antonio. Un mucchio. Ah, porco zio. Grazie. Vedi quanto sto imparando l'inglese, eh? Quando sto con voi. Sed. La prima vuol dire che i nemici sono più forti del normale. Ah, Nebula Storm sono più forti. Perfetto.
Vabbè, tanto non so neanche quanto sono forti normalmente, quindi devo capirla sta cosa. Allora, obiettivo Latex Heal. Io entro qui e c'ho subito perfetto questa roba qua adesso. Ok, quindi non è che proprio sempre, sempre. Morto? Morto col cazzo. Perché non l'hai presa? Perché non l'hai presa? È scorrettissimo. Sì, vabbè, problemi con questo sistema. Vincenzo, ti dispiace se seguo Marco Perry su Twitch? Addirittura. Finaccia. Sed. Ma di voi bastard avevamo fatto l'indovina Metacritic. No, non mi ricordo. Forse sì. Siete Capito? Ma gli faccio 94. le ricche pippe, però. Sed. Vabbè, questi sono gestibili però, questa me la porto a casa, lo dico prima. Questa me la porto a casa, vado a vincere la prima volta. Quando ho finito la nave, titoli di coda, immagino. Gol trattino basso. Sto Sed. scherzando. Chiocciola Vito Juvara a sparare in testa aiuterebbe. Ah sì? Oh. Ma Tony quante Mezzica. cazzo ne sai? Sed. Se li prendi in testa fai più danni. Ah, che è un altro. Vabbè, mi ha messo sul cazzo però. Download enemy location. Ah, figa questa cosa. Tony Pizzico. Sed. Ops. Non avevo letto chiocciola Gogol No, trattino Gogul, ma basso. stai. Cioè, Tony, ti voglio far capire che sei così punzecacchioso che dici le stesse rotture di coglioni di Siamo Gogul. 94. No? Per Sed. farti capire. Tra gli occhi. Che non sono se è vero io, sei Gogol tu. trattino basso. Sed. Chiocciola Tony Quindi questo Pizzico cos'è? 25. Shutdown Security System. Oh, bella questa. Shutdown Security System, immagino che mi fotte le torrette. Questa me la porto a casa, proprio scioltezza, ragazzi. Me lo sento. Ah, c'ha il tempo però, che palle. Permanenti shutdown, 30 merzi io non ce li ho. Carino, sto capendo tutto. L'ossigeno dov'è? Porco zio. Sì, ma non riesco a orientarmi sulla mappa io. Ah, forse posso vederla anche solo. Tony Pizzide. Sed. Oh, ho visto che non lo fai. Lo E so, lo che ti so. lamenti di non fargli danni. Va bene. Non lo stavo facendo realmente, lo so, Upgrades Junk. Junk non è immondizia, scusate. È ferme, te. L'olio scivoli, carino. Upscale all card tool cassette. Ma adesso scivolo tutto il tempo? Tanto vado più veloce in realtà. Però è il controllo più difficoltoso. Scusa, ma i nemici me li segna quali sono? Gogol Ah, eccoli, trattino porco basso. zio. Sed. Sì. Porco Tony Pizzide. Sed. Junk è tutta la roba che raccogli per terra e che serve a costruire parti e altre robe. Ah, quindi me l'ha costruita lui in base alla roba che c'avevo. Ok. Faccio neanche tasto destro. Gogol trattino basso. Sed. Le granate attirano altri nemici.
Vabbè, ma sa dove Nuovo tratto in stanno. basso. Send. Oltre che essere limitate. Se sparo no, invece. Tony Pizzide. Ah, quella è la torretta, Send. cazzo. Quei macchinari la prendono un pezzo di junk e lo trasformano in uno simile a me che produce più risorse quando lo ricicli. Come l'agro la torretta, Antò? Gogol trattino basso. Send. Devi andarci da dietro. Tony Pizzide. Send. Le vai dietro e clicchi sull'affarino arancione. Colpi quanti ce n'ho? Eccoli qua. 8 più 15, cazzo, un dramma. Ah, c'è ancora un nemico. Lì c'è la torretta. Ossigeno, no. Questa dove cazzo stava? Sta roba. Ah, eccoli. E fotteteli. Ora, minchia, genio! Oh, ma mi piace sto gioco però, eh. Tony Pizzide. Send. Io direi, prendi la parte, prendi un po' di carburante e smamma. Ma non riesco a Nuovo tratto in arrivarci alla basso. parte, Antò, perché l'ho Send. presa. Vito, puoi bloccare le porte e non farti inseguire. Oh, pensavo dovevo ancora prendere la parte, in realtà l'ho presa, stava qua. Torretta, torretta. E là posso, però posso andare a farmi prima sta zona qua, che non c'è nessuno. Mona E poi volante. me ne vado. Send. PC e Xbox solo. Boh. Tony Pizzide. Send. L'hai presa? Sì. L'ho presa, sì. Allora, me ne vado a fare questa adesso subito a sinistra. Sito 94. Send. Chiocciola Mona volante sì. Troppo vicino, troppo vicino, troppo vicino, non taccio tu. Ma c'ho 3,44. Qua è Tony pieno di Pizzide. roba, me la prendo e poi me ne Send. vado. Chiocciola Mona volante sì. Per ora sì. Detto ve la portavo a casa, eh. Conta com'è finito questo, è grande impresa. Mona volante. Send. Grazie. Allora, qui c'è un tizio, me lo eviterei. Me ne vado giù qua, poi vado giù qua, poi vado giù qua. Questo me lo devo incontrare. No, se vado su, mi evito pure il tizio, guarda. Faccio ta. Ah, queste non me le segna. Cosa sono queste? Bloccarla devo. Ah, no, basta col tasto destro, a posto. Basta, non servono i permessi. Così quello l'ho bloccato. E me ne vado alla mia navetta avendo dominato proprio. Problemi proprio con la mappa, cazzo. Tony Pizzide. Send. La spazzatura non te la segna. A meno di perk particolari. Ah, quella era la spazzatura. Allora, ritornando sulla cosa che mi hai detto prima.
C'è anche tutta la roba che raccogli per terra e che serve a costruire parti o altre robe. Mi avevi detto qualcos'altro sulla spazzatura? Quei macchinari la prendono un pezzo di junk a caso e lo trasformano in uno simile, ma che produce più risorse quando lo ricicli. Dove li riciclo? Nella navicella? Ho capito, no, questo l'ho capito. Devo capire dove la riciclo, però è per fare cosa. Ah, riciclo adesso. Ah, ok. Quindi adesso mi ha dato un oggetto simile, ma che mi dà più risorse. Perfetto. Eccoli qua. Biodata, Platz, Slag e Volts. Molto bene. C'è scritto cosa prendono. Ti ringrazio. Allora, io devo vedere cosa serve per queste robe, però. Dove le vedo qua? Questa è la parte Bio 5.3 plus 3.3 Used to complete parte locata click to build. Io devo trovare tutti i pezzi per l'obiettivo del gioco per andare a fare lo scontro finale. Workbench. Allora, vediamo come funzionano queste cose qua. Require human. Ok. Justing strattino basso. Send. Buongiorno. Persona orribile. Send. Ciao Franz! Ciao cari amici. Eliaci. Send. Qui Franz. Sai, scusa, ma che le risorse che servono dove stanno scritte? Ah, glow bulbs. With you to contain parts needed to build a selecting. No, c'è qualcosa che mi sfugge, scusate. I Tony materiali. Pizzide. Send. No, per la quest Ah, principale ti ok. servono solo alcune cose specifiche. Cioè, per costruire questa roba qua mi serve solo un transistor egg a me, Ma fondamentalmente. più roba sblocchi, più ti faciliti la vita. Ma di queste parti qua, eh? Tony Pizzide. Send. La chiave inglese blu indica che lo puoi costruire. Ah, lo costruisco qua. Dopo lo uso di là per costruirmi la roba. Ok, adesso ho capito. Tony Pizzide. Send. È solo. Persona orribile. Send. Ciao Eliaci. Ok, ho capito. With you to vessel containing parts needed to build a select time click to build. Ora ho capito. Grazie Antonio, sei fantastico. Tony Pizzide. Send. Le parti le puoi trovare e costruire. Justing strattino basso. No, ma mi dice che Send. potevo farlo. Chiocciola Tony Pizzide solo. Han solo. Che battuta di me. Ah, c'ho allora latex. Tony Pizzide. Send. E ci crei armi, potenziamenti e oggetti da Guarda quanta vendere. roba sto facendo. Questo non ho capito cosa sia. 25% jump don't consume fuel. Ah, grande questo. E poi non posso fare un cazzo, ma queste mi restano sbloccate. Quindi sto ormai finendo il gioco, possiamo dire. Ok, ci sto quasi entrando dentro. Vedi, queste servono Platz 020, Slag. Ok, adesso ci sto, ci sto. Ci sto, ci sto, ci sto. Health 340, Fuel 2 Jump, Food 3 Days. Questi sono. È scuro. Gogol trattino Questi basso. sono dei nemici Send. normali. Stanno inquadrando Giappi alla Treehouse. Però mi servirebbe un. Ah, sì, Gogol sto trattino vedendo. basso. Io non posso Send. andare da nessun'altra parte, però. Direi che i filmati sono finiti. Tony Pizzide. Questo è scuro, warp key che c'è somewhere. Ok, E car questa puoi non c'ha il scegliere una warp roba che key. vuoi Cos'è costruire e warp ti key? segna sulla mappa dove stanno le parti necessarie. Ok, sbatto anche un po' il calmo mento, Justing secondo me, strattino Antonio. basso. Send. Ma impressione mia o dei Manix macchina è migliorato un bel po'. Già, se lo dicevo prima, in realtà dal trailer del Direct non mi era sembrato.
Quando l'ho visto ieri, secondo me era migliorato un po', cioè il combattimento mi è sembrato comunque molto lento, però un'ambientazione che stava su tipo un terreno bianco in un ambiente rosso-arancione mi sembrava più bello. Una roba per saltare più lontano. Mona volante. E chi lo sa, Mona, non sappiamo Quando neanche avrà quando mai la esce. Tra versione l'altro di commenti Cyberpunk tutti della molto mia freddi sulla demo di PS4 quest'anno, LOL. Seppo 94. eh. Ah, grazie Salve. Antonio, Se grazie. anche a me Quindi sembra potrei anche migliore rispetto sbattermene alla il demo. ca. Abbiamo Tourist Turkish. un bel po' Salve. e Som. Non sei obbligato ad attraccare. Puoi pure passare a un'altra località se hai cibo e carburante. Ah, e a me però adesso devo praticamente farmare risorse, mi Salve. conviene, Dragon Quest 11 fra poco al Treehouse Dandy Face. no? Vedi, Seppo usa un 94. warp key però. Salve. Ok, capito. Greco E invece ti ha guadagno parlato 25 bene in health andando live di qua, grande. Cyberpunk rispetto lo scorso anno. E ho Som Genitor. Questo Genitor Volt Periodic Power Outages. Few Som. Mona volante. Qui non si Salve. capisce. 2-5 FIFO. Pierpaolo Andiamo a Greco era vedere qua. molto entusiasta. Invece Mottura era molto critico sul Io ho sistema di letto anche Rock combattimento. Paper Shotgun, che era molto critico. Ha detto bello, Salve. però se l'anno scorso Questa pensavamo che era roba. fantastico, un po' quello che ha detto Mottura. Bello, ma se l'anno scorso Turkish. eravamo eccitati, non lo siamo più. Salve. E Hai tutte le torrette dalla tua parte. dove cazzo l'ho letta sta cosa? Non questo. Vabbè. Non ho letto quella cosa delle torrette, tanto scusami. Tunipizide. Send. Nave verde. Posso tornarci per leggere questa cosa? No. Tunipizide. Ah, Send. Subverted Security, E pazienza. ok. Te capisco. Te ringrazio. Allora, io Fuel però adesso ce l'ho per 5 Jans perché là ho guadagnato un sacco di roba. Comunque ce la prendiamo per buona. Queste qua cosa sono? Più o meno a caso? O guadagni solo benefit qua? Vai solo a Seppo raccogliere roba? Mi 94. Send. sembra Scusate così. però, dalla demo uscita lo scorso Però anno finisco per il voi food. era una roba fuori di testa. Bella sì, ma non fuori di testa. Io sono d'accordo, Sippo. Neanche a me mi era sembrato fuori di testa l'anno scorso. Però loro, quella demo, erano usciti tutti impazziti. Rischio di trovarmi senza cibo, però. Tunipizide. Send. C'è scritto. Qui non c'è la sega. Qua c'ho 4-8 food benefit, Tunipizide. perfetto. Send. Non sono tutte positive. Ah, però qua leggo, sì, ok. Ho perso 50 di vita di Realized Turix. mortacci sua, eccolo qua. Send. You bump Ho into visto che il a tuo è pack appena of thermo appena stability scaricato. survival ration. Some of Dovresti them are still giocarlo con edible. un La sorriso muzzling più is your ampio favorite menu possibile. item. Cheese and onion sandwich. 4, ho guadagnato 4 food, ma di mortacci su ho perso 50 vita. E sono affamato adesso. This way to lime planter, che sono quelle cose che ho bisogno, che me le diceva all'inizio. Sono queste, sono per la parte principale, ok. Quindi sarebbe buono andare qua. Kitty boss data, no, control colla detector, put bot, essa stolen part, boss. C'è un nemico molto forte qua. Ci posso andare anche da qua, no? Così spreco Tunipizide. un salto. Send. Sono le parti di trama. Non mi sento pronto, Anto. Però se l'unico modo per andarci è quello, perché sennò posso andare qua e tornare indietro, ma non mi sembra che ti faccia tornare indietro, quindi non ci vado là. Ah, potrei andare direttamente qua. Tanto benza ce l'ho. C'ho 5 jump. Doors can be locked, ok, few som. Tunipizide. Send. No, non andare alla nave gialla. Amno che ci sono guerra. Qui c'ha le munizioni però. Io le munizioni le sto finendo o ce le ho ogni volta? No, Realized 16, 9 Turix. di queste red spike 8. Send. Come
comunque la tristezza di quello che stiamo vedendo adesso sullo schermo E3 è profondissima. Ah, pensavo qua da me. Tony Pizzide. Sed. Se vai alla nave gialla non solo perdi la parte, ma dopo ti tocca l'asteroide con l'eremita affamato che ti toglie tutto il cibo. E do cazzo la dovrei capire sta cosa? Ah, qua. Angry Hermit, ok. Perché qua non mi mangia il cibo? Ah, si lo mangia, che cazzo dico. Quindi quanto recuperava? 25. Ah, ma io sono pieno di vita. Vabbè, vado qua, ragazzi, vado alla storia. Tanto prima o poi dovrò vedermela un po', no? La missione l'abbiamo fatta. No, non c'ho più le cose per andare là. Quindi devo andare per forza a questa. Ma andiamo, vaffanculo, dai, coraggio, 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 disperato. Ah, qui c'era il boss. Tony Pizzide. Sed, devi fare un salto alla volta. No, prima ho fatto due salti, Antò, perché c'avevo, si vede che di default c'avevo un salto doppio. Quello che dici, di cui parlavamo prima, la key, la warp key. Trattino basso. Sed. Ufficiale. Dura 4 stanze. 4 secondo me sei un po' ottimista oggi, Goku. Però non è che mi dispiace, eh. Sed. Ma hai finito il carburante. Che cazzo dici? 4 jump. E il warp key, ho finito il carburante, ce l'ho per 4 salti. Scusa. Ah, là, confondimi. L'ossigeno è lontanissimo. L'energia ce l'ho a un passo, però. Sed. E allora perché ti sei fermato? Che non mi ci mandava, il jet era in bianco e nero, non to. Sed. Il gioco con i pattini di Ubisoft bocciato. Tony, sì, sì, sono d'accordo, sì. Sed. E non sei andato direttamente alla nave con la parte, evitando il boss. Te l'ho detto, no, non me la, me la dava grigia. Io pensavo che il doppio salto servisse una warp key che ho usato prima. Per quello non sono andato diretto. Ma non, mi, non me la dava, ci ho provato e non me la dava cliccabile. Era grigia. Sed. Non ti ci mandava perché devi fare le tappe intermedie. Gogol trattino basso. Sed. Chiocciola Tony Pizzide, il perk negativo più geniale che mi è capitato. Non ho capito, Client color blinding. Cioè, è come se ho settato un percorso sbagliato. Ah, cliccavo su quello, non scendevo, ma andavo avanti, ok. Capito adesso, scusa. Sed. Ma non sei obbligato ad attraccare. Adesso ho capito. Tony Pizzide. Sed. Esatto. Faccina felice. Tony Pizzide. Sed. Chiocciola Gogol trattino basso mai visto in 20 ore. Faccina perplessa. Tony Pizzide. Sed. Che fa? La roba chiusa vale pena sempre aprire o me le tengo da parte? Sipo 94. Sed. Dragon Quest 11 è pesante per girare su Switch oppure no? No, secondo me può girarci tranquillamente, Sipo. Sed. Chiocciola Tony Pizzide, in pratica è tutto desaturato bianco e nero. Non ci sono più i colori. Tony Pizzide. Sed. Fico.
Gogol-basso. Sed. Se capita Abito impazzisce. Gogol-basso. Sed. Sì, ma io non c'ho più proiettili, ragazzi, dramma. Dove cliccare? Gogol-basso. Sed. XD. XD. Urgono munizioni, maledizione. Boss, ecco là. Silfo 94. Sed. Ma se Gogol lo pronuncia Gogol, Gogol come lo pronuncia? Posso fatto, Gogol? Puoi succhiarmi il cazzo? O facciamo prossima volta? Come preferisci? Egnaccio. Sed. Gogol chiocciola Silfo 94. Chi sai con i suoi proiettili? Bon, era un boss fesso per fortuna. Amore fesso. Gogol trattino basso. Sei. Chiocciola Vito Yuvara, te lo sei lavato almeno. No, te lo prendi così come sta. Allora, di cosa ce l'abbiamo? Il boss rilascia l'oggetto, ottimo. Questa cosa che c'ho un solo proiettile non mi lascia serenissimo, però. Tourist non è un problema. Gogol trattino basso. Sempre. Dopo tutte quelle Red Bull chissà come puzza. Tony Pizzide. Sempre. Spara ai turisti invece di usare le granate. Ma c'ho un proiettile. Un altro nemico. Antonio, un proiettile c'ho. Sed. Il pro player Vito Yuvara intervistato da chi. Ah, ok, questo l'ho capito. Scusa, non avevo letto tutto il messaggio. Porco zio. Sì, potevo farlo prima, in effetti. Cos'è questo? Drink tea a 30 secondi? Ah, faccio il triplo del danno. Faccio sto cazzo. Dov'è? Oh. Le radiazioni non sono radiate. No, no, ma garba proprio Gogol invece. Ah, c'ho la stella grande ancora da prendere. Però i nemici me li sono fatti quasi tutti. Io andrò a prendere le stelline anche sopra e poi torno sotto e poi vado giù. Oh, la torretta, mortaccio. Puttana. Tony Pizzide. Sed. È un giochillo intelligente. Sì, sì, ma se riesco a portarmi qualcosa senza morire sempre, basta. Cioè, ma mi sta bene.
Come vado in quella stanza, porco zio? Poi mi piace proprio, l'estetica è favolosa secondo me. Ho preso l'olio, porco. Allora, me ne andrei giù di qua e poi me ne vado. L'ho perso come al solito una stellina all'inizio. Con coraggio sono pronto a scapparmela appena possibile. Lì ci sono ancora dei nemici. Io ho 3,14 di vita però, che non è pochissimo. Ma ho un proiettile, cazzo. Questa è la cosa più drammatica però. Ma non si trovano le munizioni, solo quando te lo dice? Non t'ho visto, mannaggia, mi ha fatto morire di paura. Intanto passano, però non si capisce. Che cattiveria. Tony Pizzide. Sed. Si trovano anche in giro, e con Ah, alcuni ok. sblocchi iniziano a spuntare pure in altre stanze. Barbatreccia. Sed. Ma il quadratino che mi rappresenta. Ah, è la Nintendo Treehouse. Se fanno vedere qualcosa di bello, la mettiamo a tutto schermo. Eccolo. Barbatreccia. Sempre. Ah, ok. Porca troia, ne ho preso uno di troppo di questi stronzi. Per me era andata benissimo, ho preso qui. No! Questo non è uscito. Vabbè, ma è uscito dal culo questo, non c'era. C'è il demonio, oh, mi sono rovinato sta partita. Che bastardi. Gogol trattino basso. Send. Escono dalla pozza. Ah, ma Pozzide. davvero? Send. Quel coso a terra genera mostri. Ma porca troia, mica ho capito. E allora ha senso, dannazione. E non posso distruggerla in nessun modo? Ma cazzo sta sta armadietto che non trovo? Dietro di me. Gogol trattino basso. Send. Non che io sappia. Ah, è quello. Ma hai risposto su se valeva la pena aprirli sempre o no? 11 minuti e Tony Pizzide. 24. Send. Non mi risulta. Aspetto la vostra risposta stavolta, eh. Cioè, gli armadietti così, vale la pena oppure cerco di tenermi la roba più importante? Però tra un po' muoio, quindi in Tony questo caso Pizzide. forse. Send. Ci sono delle mappe senza nemici ma piene di sti E te cose, che credo. all'inizio sono una passeggiata e poi diventano un infermo. Vabbè, questo lo uso. Voi rispondetemi in generale, qua sto per morire, mi conviene. Unlock the container. Che cazzo? Ah, ok. Tony Pizzide. Send. Non c'è una regola fissa, ma io in genere aprivo. Tony Pizzide. Send. Anche perché spesso ci trovi parti.
Quello intendevo, se c'era roba buona dentro. E tanto ci siamo portati a casa la seconda stanza, così, con del cibo e del fuel. Però, cazzo, sono senza vita. Dramma. Ma sta roba che l'ha scritta qua sotto, Antonio si legge poco, è normale? È finta di un altro fumetto, vero? Sì. Minchia quanta roba serve, no? Ah, questi poi serve altra roba. Aumenta il damage del 33%. WCG rewards proactive work. I'm making a note for your parole hearing. Mi dispiace per quei cazzo di cose alla fine, ora è andata perfetta. Tony Pizzide. Send. È la pagina sotto. Tony Pizzide. Send. Sotto. Those deep lacerations Pal detects are no doubt uncomfortable. Did you know that emergency medical care is available in Zonox vessels? Tony Pizzide. Send. Vabbè, cibo ne hai. Riposati un po'. Ah, se mi riposo da fermo faccio cosa? Ok, cibo ce ne ho per 7 giorni. Genio Antonio. Però caspita, ho perso 150 con quei due stronzi delle pozze che non lo sapevo. Ne faccio un altro, va. E uno me lo damo che passo di qua. E vado a 2,25. Questo è questo. Le porte non possono essere bloccate. Feature Mary Staple Plus. Ok. E basta. C'ho tanti nemici di questo tipo. Ma io c'ho una munizione. Che dove cazzo vado girando? Gogol trattino basso. Send. Vai in una navicella con munizioni. Non ce l'ho. Qua c'ho questo che mi rompe il culo. Ah, posso non fermare. E qui non mi fermo all'obiettivo? Food old material. Feature vending machine. Buy and sell. Ok, questo è tipo lo store. Qui mi dà il fuel. Dove cazzo vado? Vado qua, mi sfondano senza munizioni, scusate. Vado al negozio. Tony Pizzide. Send. Per dire. Se sai che c'è un Krillmart nelle vicinanze, puoi pensare a spendere meno meriti nelle missioni. Qui posso tornarci io dopo? No, se lo salto che succede? Se salto l'obiettivo principale? Tony Pizzide. Send. Tornando al discorso di prima. No, no, questo l'ho capito, Antonio, già ho capito che te l'hai legato. È che se io vado qua, poi non torno indietro, quindi mi perdo questa cosa fondamentale. Però adesso andarci con una munizione mi sembra un po' Send. sciocchino. Lo salti. Lo salto. E quindi andiamo. Non ci Tony vado con una Pizzide. munizione. Send. E aspetti che te ne segnali un'altra più avanti. Ah, perché ritorna, ok. Ah, eccola qua. Quindi, però allunghi un sacco la partita così. Ok. Me ne vado a Quick Mart che spero mi faccia comprare munizioni. Non c'ho più una sega. Ah, è solo negozio questo, ma che figata.
È un Easy Store. No, 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 ma che cazzo fai? Dov'è? Dov'è? Ci sono andato dietro. Authority Trullo, Authority Trullo, Trullo, porco zio, sono spacciato. No. Gol trattino basso. Send. Hai rubato. Ma che cazzo ho rubato? Stava per terra nella nave abbandonata, li mortacci d'oro. Ah, ma ha sparato perché ho rubato. Ma ste cose che cazzo me le spiega Gesù Send. Cristo? Non mi è mai successo. Faccina con linguaccia. Tony Pizzide. Send. Volevo dire faccina perplessa. Minchia, adesso me le legge bene, facci. Vabbè, vabbè, comunque qualcosa ce l'avevamo portata e sto cominciando a capirlo. Va bene, io vi lascerebbi. Ci si vede domani, veramente c'è il pienone perché ci abbiamo Cadenzo Firule e ci abbiamo Forza Lego che sto aspettando veramente tanto. E mi raccomando che poi sabato vi ricordo che c'è il grandissimo Vito Iovara Tony commenta, il Pizzide. resocontone delle tre, che su cui sto Send. lavorando molto. Io ho sempre raccolto cibo e benzina nei Krail Mart. Forse non hai trovato la torretta, Antò. Iliaci. Send. Bene, grazie. Ciao belli, alla prossima!